Da un lato ritmi di crescita sempre maggiori, il boom demografico e le prospettive di un'integrazione economica sempre più fitta tra le economie del continente. Dall'altro le crisi politiche, la crisi climatica, l'instabilità che deriva ad esempio dalla proliferazione del terrorismo. È il doppio binario su cui si sta muovendo l'Africa, uno dei continenti su cui si concentrano le principali sfide, le principali incognite dell'economia e della politica internazionale. Ne parliamo in questa puntata di Macro con eh, Riccardo Barlam, Caporedattore della redazione Economia e Politica Internazionale del Sole 24 Ore, già è dagli Stati Uniti e a lungo firma sulle questioni africane, nonché commentatore per Nigrizia. Ciao buongiorno, Riccardo, benvenuto. È stata un'introduzione <ride> abbastanza nutrita. Ho <ride> anni. In collegamento con noi Meret Tevolde, CEO di l'Italia Africa Business Week, una settimana che fa incontrare fisicamente, letteralmente, l'imprenditoria italiana e l'imprenditoria africana da di diversi anni a Roma, a Milano. Ciao Meret, benvenuta. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a te. E a breve ci raggiungerà già Leonard Tuadì, professore universitario, funzionario FAO e già deputato della Repubblica Italiana. Allora, io mi sono preso già eh, fin troppo tempo e quindi entrei un po' nel vivo della questione. Riccardo, visto che ti ho qua a disposizione, partirei da te con eh, la richiesta di una panoramica complessiva. Di quelle che sono le principali sfide, scusa questo termine un po' usato, le principali prospettive sul piatto per l'Africa nel 2023 a livello politico ed economico internazionale. Allora, in poche parole, se noi stiamo male, pensate, eh, chi sta meno bene di noi sta peggio. Ecco, quindi questa è la storia. E dopo la, la, lo scoppio della guerra in, in Ucraina il febbraio scorso e tutti i problemi che ci sono stati eh, prima sull'energia e poi con, uh, con gli alimenti, con i cereali, così. E si è creato questo fenomeno inflattivo che è molto forte nei paesi occidentali e drammatico nei paesi in via di sviluppo. Eh, in Africa ci sono già stati due, eh, due casi di default, di paesi che non sono riusciti più a, a pagare i debiti con la Comunità Internazionale, quindi sono falliti, sono il Ghana e l'Egitto e, e lo Zambia, scusate, No, L'Egitto non ancora, ma insomma è messo male anche il paese più popolato dell'Africa e, e ce ne sono almeno dieci nel continente africano che sono in situazioni di, di, di grossa difficoltà, crisi economica, con ovviamente eh, aumento di, di situazioni di insicurezza alimentare, eh, sofferenza della popolazione, mm. mancanza di reddito, redditi sempre più bassi. Insomma, il quadro, potete immaginare, è, è, è questo. Certo, ci sono naturalmente anche dei potenziali enormi nell'Africa e anzi nelle Afriche, come sarebbe più corretto dire, per riconoscere l'eterogeneità del continente e della regione. Assolutamente, anche questa come dire, diversificazione eh, obbligata del, dell'Europa, delle materie prime energetiche, della Russia, eh, ma non solo l'Europa, anche eh, altre aree del mondo, l'Africa è diventata, lo è da sempre, ahimè. E, um, oggetto degli appetiti di, 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 di tante grandi potenze di tante aree non solo la Cina eh, ma anche appunto l'Europa questo anno che, che, che si è appena concluso ci sono stati eh, tour di, di, di diversi personaggi diversi leader politici europei in cerca di alternative al gas russo e in cerca di attenzioni diciamo mi fermo così <ride> Certo, tra l'altro appunto come accennava, come diceva adesso Riccardo, tour di Emmanuel Macron, il tour eh, di Sergei Lavrov, il eh, ministro russo, tour eh, degli statunitensi, Uniti, ricordiamo anche che dei Draghi e eh, la, la Meloni dovrebbe essere attesa in Algeria mi sembra nei prossimi giorni. A quindi insomma c'è una certa, un certo, certa calcano di leader internazionali che cercano di riposizionarsi di accreditarsi in Africa. Allora parlando di opportunità eh, vorrei coinvolgere... Eh, Meret Teboldè ehm, che appunto da diversi anni eh, gestisce eh, assieme ad altri partner, assieme ad altri collaboratori questo, questo appuntamento dove c'è un incrocio tra la domanda e l'offerta, scusate il gioco di le Parole eh, di imprenditoria dall'Italia all'Africa e dall'Africa all'Italia. Quindi ti chiederei, eh, Merit, come ti do del tu perché insomma, ci conosciamo anche al di fuori di questa diretta, quali sono eh, le potenzialità dell'imprenditoria in questo momento in Africa e tu che settori terresti d'occhio? Tanto grazie di nuovo Alberto, è interessante anche l'introduzione che ha fatto il collega Balmè, che la, secondo la... me dove ci sono. Non ti preoccupare, Parlanti, scusate, anche Batman vabbè. Sì. <ride> ma va eh, bene. perché le sfide comportano anche delle opportunità, no? Sì, è vero che eh, ci sono delle grosse difficoltà, però quello che ci ha insegnato probabilmente il COVID e anche la guerra in Ucraina è che eh, ha fatto, diciamo così, una um, funge un po' da rivella, no? E quindi, e, e rientra in quelle che erano poi le priorità che si era prefissata l'agenda 2063 dell'Unione Africana per la lotta alla povertà al, quindi la sicurezza alimentare e, ed altro e in questo contesto secondo me ehm, intanto l'Africa è corteggiata perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che è l'unico continente dove c'è ancora eh, terreno lavorabile, quindi arabile mm, non c'è paese in Africa che non abbia delle risorse naturali, quindi il comparto minerario è uno eh, dei settori da tenere eh, sotto controllo, l'industria alimentare, eh, l'agrobusiness inteso eh, non solo come produzione ma anche tutta la trasformazione, perché è vero in Africa c'è la povertà e la malnutrizione, ma spesso è dovuta proprio alla carenza di quelle infrastrutture necessarie alla trasformazione e alla conservazione, nonché al trasporto del, del cibo. E qui, eh, la creazione, sperando che riesca poi ad essere eh, effettivamente operativa, dell'Africa Continental Trade Area, che dovrebbe essere l'area di libero scambio più grande al mondo, dovrebbe portarci a considerare meglio anche tutti quelli che sono il comparto della logistica, che è un altro settore, sono i settori tradizionali come quello dell'energia rinnovabile. Ci sono però di contro degli altri settori che forse in Italia non consideriamo come delle opportunità, beh, pensando all'Africa quello della tecnologia, il fintech, che, ehm, quello degli investimenti a livello delle, degli strumenti bancari, perché eh, è vero che ci sono paesi che sono fortemente in crisi, ma dall'altro lato c'è anche un ceto medio che sta eh, piano piano emergendo, perché comunque l'Africa rimane ancora il continente dove ci sono delle economie che nonostante le crisi e il covid continuano a crescere, la tecnologia anche applicata al settore dell'agroalimentare, eh, il settore del welfare e del, del, della cura del benessere, che anche lì eh, um, il covid porta a considerare tutto il comparto, non solo ospedaliero ma anche della, della ricerca, ma ancora di più un settore che da sempre dovrebbe rappresentare un'opportunità per le aziende italiane, è quello della cosmetica. Che, che paradossalmente sembrerà strano a molti eh, colleghi italiani, ma si spende molto in quel settore e ci sono delle economie molto, mh, delle dinamiche molto attive. E, mh, quella della mh, tecnologia, intesa anche come messa a disposizione delle informazioni, della raccolta dati e delle informazioni, che eh, favorirebbe anche e garantirebbe un eh, maggiore accesso degli investimenti, eh, sia locali che eh, esteri. Il turismo e la comunicazione ci sono effettivamente e la sicurezza. Prima il collega citava anche il fatto delle, delle, del terrorismo, ma il comparto della sicurezza sia fisica che eh, nazionale, personale e a, a più eh, strati è anche quello un settore dove ci sono delle opportunità. Quindi, eh, Parlando in termini di opportunità e di settori, forse è il caso di eh, allargare un po' lo, lo sguardo cercando anche di abbracciare tutti quei comparti che solitamente non pensiamo. Quello della, delle costruzioni, ci sono grossissime eh, opere sia pubbliche che private, pensiamo solo al, al, ai piani di sviluppo di molte nazioni per quanto riguarda l'edilizia le, eh, pubblica per la costruzione del... Delle case popolari eh, volte ad abbattere tutte quelle baraccopoli, quindi ce ne sarebbero molti, però eh, punterei più a quei. E eh, il waste management, il settore delle, 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 dei rifiuti, includendo il riciclo e il riuso dei prodotti. Ci sono dei bellissimi progetti, quali io li cito sempre: combinando il fashion con il waste e eh, l'ottimizzazione delle risorse, quello che qualche anno fa lanciò in Kenya, ad esempio, la FAO, il Blue Fashion. Che nel settore dell'ittico ha abbinato l'ittica con il riuso del, degli scarti del pesce per produrre eh, prodotti inseriti nel mondo della, del fashion con borse, scarpe e altri accessori. Quindi potrei continuare. Sì, no, a, a lungo, ma è una panoramica che già comunque ci dà eh, l'idea, ci fornisce un quadro direi ampio su tutte le, le potenzialità inespresse oppure solo parzialmente espresse da parte dell'economia dell africana. E tra l'altro, visto che parlavi di tecnologie e in particolare citerei appunto le tecnologie finanziarie che anche tu menzionavi perché comunque c'è tutta anche la questione di, scusate l'orrendo neologismo, di bancarizzare l'Africa, cioè comunque di ampliare il più possibile le opportunità di accesso al credito uh, nell'Africa non solo per i cittadini ma anche proprio per le imprese. Da qui anche il boom progressivo di piattaforme che si stanno espandendo, però a quelle piattaforme servono le infrastrutture tecnologiche e quindi anche qua un altro settore, quindi vediamo che anche come dire, potenzialmente un circolo virtuoso. Ma detto, tu prima citavi le materie prime e quindi chiederei subito a Riccardo, tornando qua a, a Milano in questo momento momento il tema appunto della grande corsa alle materie prime, dello scontro di interessi tra mh, grandi potenze internazionali, pensiamo a tutto il tema dell'auto elettrica, del, mh, delle materie prime necessarie per le batterie, quindi eh, in questo, su questo fronte quali sono i principali interessi in ballo in questa nuova corsa all'Africa e che prospettive vedi per il 2023? Bah, eh, il discorso è a lunga scadenza, non solo per il 2023, ovviamente esatto. la le terre rare, il litio, tutti questi materiali che vengono usati per le batterie elettriche che sono, di cui è ricca l'Africa, eh, aumenta gli appetiti già come dire, presenti da, 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 da più di un secolo in Austria. Io cito sempre questa frase di Leopoldo del Belgio che parlava del Congo eh, come una, una, una torta, la bellissima torta una da spartire. Torta. Ah, ahimè, dopo più di cent'anni è passato il colonialismo, eh, è rimasto un colonialismo economico perché il problema africano è che è, ci sono tutte queste possibilità, ma c'è un problema anche di, eh, come dire, di governance eh, dei paesi africani, perché nel momento in cui aumenta la società civile, aumenta anche eh, la consapevolezza del bene comune eh, e quindi escono dei, fuori dei, dei, dei leader africani è più difficile cedere alla tentazione che è quella dei colletti bianchi che arrivano con la, con la valigetta piena di dollari e, 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 che è il, il modo eh, utilizzato da società occidentali molto spesso finora per fare affari e, e cosa che poi eh, come dire, rende eh, questo utilizzo delle materie prime di cui è ricchissima l'Africa come, come è stato ricordato è un, um, una specie di, di de, de depredazione, di de depredare un continente. Ecco. E quello che succede per esempio nel Kivu, una zona in questo anno e ancora adesso tanto instabile, è esattamente questo. Perché noi usiamo il telefonino, dentro il telefonino che usiamo ci sono i materiali che vengono da lì che vengono venduti, contrabbandati da, 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 da milizie anche a società occidentali eh, che poi fanno, fanno i bilanci sostenibili, fanno tutte le. Le, le, le cose di SG, ma eh, insomma è, è così la storia. Non si spiegherebbe altrimenti perché una delle regioni più ricche di materie prime è una delle più devastate e più povere, dove è morto il nostro ambasciatore un po' di tempo fa. L'altro capitolo è quello del, delle materie prime energetiche e lì c'è tutta la ricerca di idrocarburi, di gas, e, e, soprattutto nel Nord Africa e così. E, e poi mi viene anche da dire però eh, ricordiamoci due cose che l'Africa ha organizzato i mondiali di calcio poco tempo fa con uh, successo e, e che lo, il primo sponsor africano era un il primo sponsor di mondiali di calcio non era Adidas neanche una società occidentale ma era MTN che è una società di telefonia africana e, e quindi tu ricordavi la, la storia del fintech della bancarizzazione gli africani hanno bypassato questo eh, questo discorso delle banche e degli sportelli perché non, ci, non è possibile ci sono le cioè, non ci sono i, i, le infrastrutture e quindi loro sono passati direttamente già dai vecchi cellulari a fare eh, a, a persi conti finanziari con i, con i, con i telefonini. Eh, figuriamoci adesso con gli smartphone. L'Africa è un continente giovane, eh, tanti studiano e quindi è vero che è un paese come dire, ricco, ricco anche di, di opportunità, ma anche di persone che sono formate anche per dare un volto. Eh, come dire, un po' più con la schiena dritta a questo continente, quello che alla fine eh, riguardo le opportunità e chiudo. Eh, noi europei e italiani siamo sempre molto molto dietro perché non abbiamo eh, la sensibilità spesso di vedere l'Africa come un, un enorme mercato di oltre un miliardo di persone, con eh, è stato ricordato tantissime opportunità. I cinesi in questo hanno battuto tutti ecco da, da anni ormai. È il primo partner africano è. La Cina, e se volete ne parliamo di più, ma insomma non è un discorso nuovo. Ma loro, ogni volta che fanno, ogni tre anni, questo forum della cooperazione che è iniziato negli anni '90, a fine anni '90 c'è un paese sovrano e dall'altro lato ci sono 54 paesi. Ogni volta fanno un piano d'azione e poi le cose le fanno con pragmatismo e diplomazia del sorriso, quindi non interferenza nelle questioni interne. Non mi interessa chi governa, mi interessa che facciamo business e che noi riusciamo a venderti le nostre merci a basso costo. Un po questo è un po' cambiato anche. È un po' l'accordo tacito, neanche così tacito. Poi oltre alla Cina ricordiamo la Turchia, eh, la Russia di recente, anche per ragioni legate a una determinata industria che è quella militare, i Paesi arabi, Israele si sa di meno, ma anche Israele eh, si sta, eh, come dire, ampliando, sta ampliando la sua rete di, di rapporti nel, nel continente e diversi altri comunque attori internazionali che eh, si affiancano alla rincorsa, si può chiamare così, dell'Unione Europea rispetto ai paesi la africani. La cosa che non tutti sanno è che l'Unione Europea in realtà è, credo che sia il primo soggetto in quanto a investimenti nella cooperazione internazionale legati all'Africa. Certo. Però qualche anno fa sono stato ad Addis Abeba, c'era il professor Prodi e lui commentava guarda vedi quel palazzo, la sede dell'Unione Africana, quello l'hanno fatto... Eh, I gli cinesi gliel'hanno promesso la, il progetto di uno studente, un posto mh, super avveniristico: questo palazzo tutto di vetro, sì. eh, il Parlamento a forma di abbraccio. Così eh, l'hanno fatto i cinesi e noi stiamo a, a parlare di cooperazione e loro le cose le fanno. E quindi, come lui constatava, ma insomma eh, sono d'accordo anch'io, che noi tanto parliamo di cooperazione internazionale, però quando si tratta di fare business, l'Europa procede ai mearanghi separati, i francesi separati. soprattutto, che hanno sì. i loro interessi in France Freak, ma anche i tedeschi, anche noi italiani, e manca questa visione d'insieme e gli altri... Che gli altri riescono a, a ad esercitare e ad attuare, che poi è quello che, che conta. Aperto, allora... Posso aggiungere una cosa? Sì, certo. Ehm, è vero che i cinesi costruiscono, però dalla nostra esperienza c'è un elemento che ancora contraddistingue le costruzioni italiane e l'approccio italiano al, al business che è quello della qualità. Nel senso che eh, a noi eh, oggi che l'imprenditore africano riesce a dare valore alla qualità, l'affermazione la, è possiamo andare anche altrove ma non c'è prodotto e eh, costruzione che sia a livello in termini di qualità, di sostenibilità e quindi di durata, e quindi salvaguardia dell'investimento rispetto a quella italiana. Purtroppo non abbiamo questa consapevolezza in Italia. Questo è ancora un punto di forza, anche nell'approccio e nel, nel paragone tra Italia e, e Cina. L'altro elemento è la difficoltà oggi politica della Francia, porta molti imprenditori africani, e non solo imprenditori, ma anche i governi a guardare in modo diverso l'Italia. C'è una difficoltà però di relazione di accesso fisico all'Italia. È vero questa cosa delle strade cinesi che vengono, si, si rovinano subito, è verissimo, <ride> mi viene in mente l'asfalto dei cinesi rispetto a quello italiano. No? E, e la cosa anche forse da, da notare, è accennata questa cosa della Russia, che la Russia si sta inserendo, eh, uno per vendere armi e due per influenzare i paesi, gli ex paesi diciamo coloniali che guardavano nel postcolonialismo eh, Sovietica sono rimasti legati in qualche modo culturalmente alla Russia, anche se la Russia adesso non è l'Unione sì. Sovietica da allora, e drammaticamente queste milizie di Wagner si stanno inserendo. E sono mercenari ma hanno un controllo anche politico in certi posti nelle aree calde della France Afrique sì. o mi, mi ricordiamo anche le bandiere russe che sono comparse esatto. in occasione del golpe secondo golpe in Burkina Faso ma anche, anche altrove è un aspetto molto come dire delicato e anche preoccupante per certi aspetti certo. per la stabilizzazione politica africana certo tra l'altro eh, mi ricollego a quello che diceva prima Meret anche per ricordare, per riconoscere, ab abbiamo criticato, la riconosciamo anche i e dell'Unione Europea, cioè che comunque l'approccio europeo con le sue lungaggini, con le sue, con le sue divisioni, è comunque, garantisce comunque dei margini di trasparenza e di multilateralità eh, maggiori. E quindi questo è un elemento che da un lato diventa un freno rispetto alla esigenza, alla no? richiesta comunque sia di progetti concreti e immediati di cui spesso i governi africani hanno bisogno. Dall'altro però in termini anche qualitativi può essere un elemento caratterizzante, poi non sta a noi ovviamente a giudicare se potrà funzionare o meno sul medio termine. Però ora volevo un attimo eh, ricollegarmi alla questione appunto dell'opportunità e del business eh, con, eh, con Merit, perché abbiamo parlato dell'imprenditoria in maniera neutra dal punto di vista del genere, però mi interesserebbe capire qual è il ruolo che viene giocato oggi dall'imprenditoria femminile in Africa, e dall'imprenditoria femmi femminile sull'asse tra l'Italia e l'Africa, visto che, come ci ricordavi adesso, anche con la questione del rapporto con la Francia, i rapporti tra eh, l'Italia e il continente potrebbero espandersi molto di più rispetto allo stato dell'arte attuale. Prego. Non solo potrebbero espandersi, ma mh, intanto io prima mi riferivo all'Italia e non all'Europa, c'è un approccio italiano che è molto apprezzato anche nella flessibilità e nel, nel modo in cui l'imprenditore che riesce ad arrivare in Africa eh, costruisce una relazione un po' più stabile con, con il collega africano. L'altro elemento è, è proprio quello del modello di business, no? che è molto vicino a quello dell'Italia vive, sulla, abbiamo sempre detto che la dorsale sono le piccole e medie imprese a conduzione familiare spesso molto scalabili, e la stessa cosa capita in, in Africa. Per quanto riguarda le donne, in Africa l'imprenditoria femminile è molto vivace e, e, se non ricordo male, la, la, la ricerca di Mastercard dell'anno scorso eh, riconosce credo che sia il 26%, quindi un tasso di imprenditoria femminile più alto al mondo. Ci sono delle, e anche nel rapporto tra mh, i, Africa e, e Italia barra Europa si nota questa capacità delle donne di eh, fare, fare impresa, mh, mh, con però le criticità che abbiamo che vediamo anche altrove. Quindi, una minor redditività rispetto a quello che è mh, la redditività dei colleghi del sesso maschile, ma soprattutto una. Eh, minor capacità di accesso ai crediti, eh, pur riconoscendo però l'imprenditoria femminile una capacità di impattare socialmente, perché comunque eh, risulta eh, un po' mh, riconoscendo anche l'approccio a livello agricolo degli Guantari Magai eh, eh, Matai in, in Kenya quando avviò quel processo che era una lotta alla, de, alla, alla nutrizione negli ambiti rurali. E, e nell'avviare un progetto che era poi di cooperazione, ma in realtà era un uh, progetto di sostenibilità del territorio, salvaguardando sia il territorio ma creando delle micro imprese al pan, al punto di arrivare a creare la, eh, la grande muraglia verde, e um, diciamo che è non ci, non ci grande... sono, però i Ricordo, eh, Riccardo vuole aggiungere una cosa. Sì, volevo dire, è, è molto bello il progetto della Grande Muraglia Verde, ma non tutti forse lo sanno, lo conoscono, se Ehi. puoi spiegarlo, interessantissimo. Ehi. La Grande Muraglia Verde è un progetto che nasce dal uh, Wantari Magai, che era una biologa che, del Kenya, che eh, riconoscendo le difficoltà che avevano le donne in ambito rurale per approvvigionarsi dell'acqua per poter poi coltivare, ha avviato questo progetto che era eh, di educazione all'agricoltura eh, eh, all e alla sostenibilità familiare, riconoscendo nell'ambito del progetto... Eh, di cooperazione uno stipendio, questo era l'elemento innovativo, diciamo così, che ha reso anche sostenibile. E, e lo fece cercando di salv salvaguardare l'ecosistema e quindi eh, di avviare un mega progetto che eh, serve per la lotta alla desertificazione e che eh, costruisce salvando. Preservando l'ecosistema dei singoli territori, questa muraglia verde che taglia, che attraversa tutta l'Africa. È un progetto che purtroppo dopo la morte di Wangari Matai non è eh, stato completato. So che anche in Italia c'è stato un eh, tentativo di eh, comunicare questo progetto attraverso una, una, un film, che non è stato però portato a termine, e eh, rientra nei progetti di eh, riconoscimento dell'identità dei singoli territori abbinandolo alla lotta alla desertificazione e educazione alla, alla preservazione del territorio e l'educazione alla, alla, alla sicurezza alimentare, sostanzialmente, perché poi lei nel suo piccolo aveva messo insieme la, la catena del um, eh, food, energy and uh, water, sostanzialmente. Wow. Riccardo voleva aggiungere qualcosa? Sì, sì, no, che questo progetto è andato avanti in realtà anche in Europa in qualche modo, perché... È partita come idea appunto di creare una, 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 eh, un confine a nord e sud del, del Sahara di, di alberi, di alberi che potessero in qualche modo bloccare la desertificazione. Anche i cinesi hanno dato tante risorse per questo. Da questa idea, gli alberi sono eh, contro l'inquinamento, il cambiamento climatico, sono l'unica difesa che abbiamo, e, e, è arrivata anche, la, 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 si è allargata in Occidente, quindi è nato questo progetto fatto da urbanisti, botanici, politici di questa grande muraglia anche europea in qualche modo. e In Italia, per esempio a Milano c'è questo progetto che si chiama Forestami, di creare attorno e, e viene da lì, viene da questa idea di, da lì, di creare attorno a, a, a Milano una, una specie di, di, di abbraccio verde tutti i, e c'è una fondazione eh, che finanzia appunto questi progetti di rimboschimento che fanno tutti i paesi in, che vogliono aderire. E a, attorno a Milano il progetto dovrebbe collegare. Eh, L'idea è che se tutte le città italiane avessero una, una, come dire, una, eh, un abbraccio di, di alberi intorno, collegando anche tutte le aree di parchi esistenti che ci sono in Europa, dalla Spagna fino, fino di là, fino all'Oriente, si creerebbe un grande cuscino di eh, contro appunto, i problemi legati al riscaldamento globale e al cambiamento climatico. Ecco. Certo, tra l'altro questo, questo. Nasce dall'Africa, ecco questo progetto. Volevo solo dire questo che era molto. No, certo. <ride> questo esempio, tra l'altro, mi dà anche l'occasione per sottolineare un concetto che a volte non è, non è così chiaro. Cioè, che noi siamo abituati appunto anche per retaggi all'idea, alla traiettoria delle idee, del business, dei modelli che vengono eh, esportati eh, in Africa. Mentre sempre più spesso può essere vero il contrario, cioè ci sono dei modelli, del, dei progetti, delle, anche delle, delle traiettorie, no? delle intuizioni che possono essere invece importati dall'Africa nell'economia italiana ed europea. Preciso prima anche poi con, con Merit che eh, appunto eh, mi riferivo all'Europa in senso ampio perché appunto uno dei grandi temi eh, che sono emersi tante volte è, è il confronto tra l'Europa e la Cina con gli evidenti vantaggi della Cina nella gestione attuale, però appunto anche Bruxelles, come abbiamo visto, con tutti i suoi limiti e le sue perenni frammentazioni, riesce ad offrire una sua, diciamo, una sua chiave d'approccio eh, specifica. Allora, mh, i minuti via via stanno scorrendo, quindi volevo fare a, ad entrambi una, una domanda, magari anche un po' più di prospettiva su... Un argomento oh, che in questo momento è abbastanza centrale nel dibattito, cioè l'integrazione economica uh, dell'Africa. Anche, anche a sensazione, che genere di, eh, di potenziale vedete nell'Africa Continental Free Trade Area, quindi questa grande area di libero scambio, anche in termini poi di rapporti con l'Italia, con l'Europa? Pensate che possa essere una leva decisiva per, eh, per, lo, sviluppo, per lo sviluppo dei rapporti? una vostra opinione magari porto da Riccardo e poi ma passo a me. Eh, sono, sono processi che necessitano tempo, però sono positivi perché mettono insieme, eh, tolgono confini, tolgono dogane, tolgono poliziotti che ti fermano quando vai in macchina da uno stato all'altro, quindi dazi, ma anche tangenti, eh, la corruzione, insomma, facilitano gli scambi, quindi è sicuramente una cosa, come dire, Basta pensare a quello che è successo col mercato unico europeo, insomma, ci abbiamo messo tanto. Quindi, è una cosa super positiva, così come è positiva l'organizzazione internazionale dell'Unione Africana, con tutta la fatica che ha, ma insomma, di mettere insieme sotto uno stesso tetto 54 paesi. E quindi, questi processi integrativi che, mettono, che creano dei grandi mercati, dove è più facile anche per le aziende, appunto, eh, prima si ricordava la cosmetica. E sono sicuramente delle, delle grosse opportunità eh, a saperle vedere. A saperle vedere e a saperle comunque anche intercettare poi con gli strumenti adeguati. E Meret, eh, appunto dal tuo osservatorio diciamo, privilegiato nei rapporti Italia-Africa, eh, che, che prospettive eh, intravedi con eh, l'applicazione la, progressiva dell'accordo di libero scambio? Tanto l'accordo di libero scambio, che poi hanno aderito 53 paesi, perché l'Eritrea è yeah, sì. l'unica nazione che non ha aderito, è una grossa opportunità per il mercato interno, sicuramente. E nel, nel processo di costruzione è anche una grossa opportunità per, per l'Europa e l'Italia, nello specifico, perché l'apertura del mercato comporta poi, comunque lo sviluppo la, mh, di tutta una serie di iniziative sia in termini di governance, perché poi noi dimentichiamo molto che c'è anche tutto il settore dei, del, eh, delle aziende di consulenza che può mh, supportare sia le nazioni che, che il, il privato, però attenzione che se non, mh, eh, dal lato dell'Europa non si inseriscono dei meccanismi che permettano... Comunque, una facilità nella circolazione delle persone potrebbe essere anche un'occasione che chiude ai mercati europei, nel senso che comunque quella è l'apertura di eh, mercati interni, e la circolazione della delle, delle, de mobilità porta anche a cogliere delle opportunità interne al continente. E potrebbe via via escludere. Oggi non possiamo non riconoscere che eh, la tendenza degli imprenditori africani ad andare verso Oriente, quindi Cina, Turchia, è legata spesso anche alla difficoltà di ottenere i visti. Quindi c'è una difficoltà a circolare verso l'Europa e questo può a lungo andare proprio perché c'è un'evoluzione interna al continente, una maggiore consapevolezza anche del proprio potenziale perché dobbiamo considerare che i giovani hanno un livello di formazione, un'apertura e una connessione con il resto del mondo che obbliga in qualche modo i governi a prestare una maggiore attenzione e man mano che andremo avanti avremo una, um, una dirigenza che è più consapevole e più attenta. al eh, al Resto del mondo e alla salvaguardia di quello che eh, c'è anche una volontà di riscatto, non solo di identità, ma anche di ownership di quelli che sono i processi. No, quindi è un'opportunità oggi. ma Attenzione che se no non inseriamo delle misure che attenmino eh, questa nuova opportunità, potrebbe essere una eh, darsi una zappa sui piedi per l'Europa e per l'Italia, certo. Allora, iniziamo, ci avviamo alla, alla chiusura, anche se appunto i temi che sono emersi meriterebbero non una diretta, ma qualche mese di dirette continuative, perché ogni giorno ci potrebbero essere spunti e angolature, angolature diverse. Quindi chiuderei con una domanda a trabocchetto per, per ciascuno. Allora Riccardo, tu hai scritto uh, un libro che vediamo qua, che si intitola uh, «Miracolo africano». Rispetto a quando l'hai scritto, uh, nel 2023 come si, è evoluta, come si è evoluto lo scenario africano? Che cosa pensi che si sia, come pensi che sia cambiato? E una tua, diciamo, un, non dico un pronostico perché non stiamo parlando di calcio mercato, ma un tuo come dire una tua una tua chiave di lettura per l'anno che viene sull'Africa. Allora, eh... Il libro che ho scritto parlava appunto di questo, prima, poco prima dei mondiali di calcio, di come l'Africa avesse tanti punti super positivi, anche di, 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 di situazioni che nessuno si, già allora nel 2008 quando ho scritto questo libro, si poteva mai lontanamente immaginare, a partire appunto dalla finanza fatta con i telefonini di prima generazione fino agli stadi conclusi, qui ci sono le Olimpiadi invernali e, e la cosa buffa che nel 2026... Alcuni contratti prevedono la fine dei lavori nel 2027 e in Africa hanno chiuso gli, gli stadi prima dei mondiali, erano tutti perfetti, non è successo niente salvo un qualche piccolo problema, eh, ma insomma non ci sono stati terrorismo, cose di questo genere ed è stata un'esperienza un di successo, una vetrina, uh, come dire, in mondovisione di un'Africa festante, vi ricordate eh, quando c'erano le partite, il tifo che c'era negli stadi, una cosa... Molto, molto molto africana, diciamo così. Da allora cosa è, cosa è cambiato? Direi che le spinte alla crescita continuano a esserci tutte. I protagonisti sono sempre quelli: l'Africa da una parte, dall'altra le grandi potenze che cercano di prendere e dare all'Africa e continua questo processo infrastrutturale di sviluppo, anche tecnologico. C'è una nuova generazione anche di imprenditori, di start-up, ci sono paesi con eh, concentrazioni di tecnologia come l'India eh, e anche in Africa ci sono i posti tipo in Kenya o anche in Nigeria dove c'è un grosso concentrato di, 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 di know-how legato alla tecnologia. C'è un problema di debolezza delle organizzazioni internazionali, c'è un problema legato al, al lavoro perché eh, appunto tanti giovani sono laureati ma sono costretti a sperare di andare via in un altro posto per trovare opportunità di lavoro c'è un problema anche di instabilità politica a volte mi sembra anche in questo momento di, uh, di leadership africana illuminata Un'altra ecco cosa che mi viene in mente è, è di qualche giorno fa la caduta della, della Dos Santos che era una delle donne più ricche del mondo la figlia di di, 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 del presidente, diciamo, padre padrone angolana, angolana e, e c'è stato un momento la crisi dei mutui che lei si comprava le banche portoghesi e insomma è cambiato tutto quel film lì. E, quindi cosa dire? Da un lato grandi opportunità, dall'altro sacchi di povertà, instabilità e problematiche, criticità legate a tante cose. Questa settimana ci sono stati... A inizio della sua settimana, a fine della scorsa settimana, tre tentati terribili di islamisti E ci sono situazioni di guerra guerreggiate in diversi stati africani da, da anni di cui non si parla quasi mai. Diciamo. E quindi è, è una situazione diciamo, che ha, molti, ha tante facce ecco. Sfaccettate, sì, te... Molte brillano, ci sono anche zone d'ombra, ahimè. Certo. Per chi ci è andato, per chi conosce l'Africa, sono più quelle sicuramente legate positive. Che brillano. Che sì. brillano, però la situazione è, è complessa in qualche modo. È certo. Difficile definirla, anche perché come dicevi tu, sono 54 paesi, ogni paese ha le sue caratteristiche. Le sue caratteristiche la Nigeria, sue sono due stati, sì. insomma, sono posti enormi. Esatto. Le, le Afriche, per la Le Afriche, esatto. Meredith, arriva anche per te la domanda, diciamo, da guato, la domanda finale. Allora, parlando a un imprenditore italiano che non conosce l'Africa, che non ha mai pensato di investire in Africa, che non ha idea di quale possano essere le opportunità uh, del continente, cosa diresti in termini così proprio? Primo, come dire, primo, primo pensiero che ti viene in mente, primo argomento da condividere anche con i nostri spettatori. Prego. Intanto direi di pensare all'Africa con curiosità e apertura, perché purtroppo non si guarda all'Africa anche per la narrativa che abbiamo portato avanti negli ultimi eh, decenni, e con curiosità perché effettivamente nonostante le criticità è, una, è, è un territorio che presenta delle, delle grosse di non improvvisare quindi di eh, partecipare a eventi quali possono essere gli africa business week ma altri perché negli ultimi anni paradossalmente e per fortuna si parla molto di più anche in termini di business sul, sull'africa di eh, conoscere i paesi attraverso la diplomazia perché comunque dimentichiamo che la diplomazia e anche qui c'è un atteggiamento un po' stereotipato nel osservare reciprocamente la, la diplomazia africana e dalla parte della diplomazia eh, africana l'Italia, li, che spesso non considerano come industrializzata, quindi conoscere, cioè, avvicinarsi con, con curiosità i, i settori sono, e non improvvisare perché quello che eh, penalizza spesso e, e porta all'aumentare delle, delle esperienze negative è quello di aver improvvisato e quindi di aver preso la cosiddetta fregatura. Invece oggi ci sono tante strutture che possono accompagnare di avere la eh, chiarezza di intenti. E di, di non guardare all'Africa in modo stereotipato agli Africa africani, perché questo è ancora l'anello l'elemento che penalizza molto la, la, la presenza dell'Italia in, in Africa, dove in realtà potrebbe veramente giocare su tantissimi fronti. Quindi ricapitoliamo: Africa, potenziali e ombre. Come è naturale che sia in un continente così vasto e così eterogeneo, e Africa come un continente che deve anche sapere essere letto con gli strumenti adeguati e con una uh, prospettiva uh, documentata, anche per come dire, non scadere né negli stereotipi, nella chiusura, ma neanche nella ingenuità che poi alle volte può essere nella migliore delle ipotesi controproducente, quindi appunto sapersi muovere eh, nel continente con, le, con gli strumenti intellettuali, imprenditoriali e anche culturali eh, necessari. Allora io eh, ringrazio Riccardo Barlo, caporedattore della redazione di economia e politica internazionale, adesso alle 24 ore, Merit Tevolde, eh, CEO di l'Italia Africa Business Week, che tra l'altro tornerà prossimamente, ma insomma sarete, sarete aggiornati. Eh, siete aggiornati su questo e ringrazio tutti eh, gli spettatori e oh, gli utenti che ci hanno seguito fino ad adesso e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Macro. Grazie e a presto.